Abbiamo con noi Don Rossano Sala, che è il segretario speciale del Sinodo dei Giovani, che avrà la sua realizzazione a ottobre prossimo. In questa intervista vogliamo conoscere un po' quello che è successo in questo raduno presinodale che abbiamo appena vissuto in questi giorni dal 19 al 24. Don Rossano, com'è nata l'idea di questa riunione presinodale? Da quando il Santo Padre ha pensato al tema dei giovani, della fede, del discernimento vocazionale, fin dall'inizio, quindi dall'ottobre del 2016, ha desiderato nei primi incontri, già lo diceva negli incontri di organizzazione, chiedeva e voleva assolutamente che i giovani fossero non dei passivi recettori di questo sinodo, ma dei protagonisti. Allora ci ha messo un po' in discernimento, ha chiesto a tutti coloro che erano nel movimento organizzativo di pensare a come coinvolgere direttamente i giovani, e pian pianino è stata generata questa iniziativa della riunione presinodale. Cioè, nel cammino, che prevede varie tappe, vari momenti, per esempio le risposte delle conferenze episcopali, lo stesso questionario online destinato ai giovani, e così anche alcuni momenti di studio e di approfondimento sulla condizione giovanile, e il momento massimo di ascolto dei giovani a livello di Chiesa universale è stato questo momento presinodale. Quindi questa è un po' la nascita, la genesi di questo momento. Quindi nasce dal cuore di Papa Francesco di voler far sì che i giovani siano coinvolti direttamente, che non semplicemente si parli di loro, ma si lasci loro la parola. Coinvolgere i giovani, sentire i suoi bisogni, le sue situazioni di vita, ma anche che altri obiettivi ci saranno stati per questo raduno, che finalità è stata di fondo in questo raduno? Ecco, la finalità fondamentale è contribuire al buon esito del sinodo. Difatti ai ragazzi è stato chiesto, e questo li ha molto entusiasmati in tutta questa settimana, ha chiesto di produrre un documento che lui ha promesso e vuole che vada nelle mani dei padri sinodali. Quindi la finalità vera e propria è stata questa: produrre qualche cosa che dica la parola dei giovani in maniera ufficiale. Per questo, domenica, proprio la Domenica delle Palme, alcuni giovani hanno consegnato al Santo Padre questo contributo che andrà nelle mani dei padri sinodali e che certamente arricchirà la riflessione sinodale. Loro dicono che una bussola che miri ad una maggiore comprensione dei giovani. Cosa deve la Chiesa comprendere dai giovani? Deve prima di tutto e primariamente lasciare che loro abbiano la parola per spiegare ciò che stanno vivendo in questo mondo. Per esempio, una delle cose che è uscita molto bene in questa settimana è la loro comprensione del mondo in cui stanno vivendo. Questi ragazzi non sono dei rivoluzionari come potevano essere i ragazzi di 50 anni fa nel famoso maggio del 1968. Sono ragazzi che vivono in un mondo confuso, a volte frammentato, a volte vivono la contingenza e la povertà, a volte vivono il bombardamento mediatico, e chiedono alla Chiesa che li aiuti a ritrovare una identità perduta. Chiedono alla Chiesa che li aiuti a riconciliare la loro esistenza in questo mondo davvero molto confuso e molto problematico in cui stanno vivendo. Quindi è proprio la loro parola, sono emersi i loro sentimenti, sono emerse le loro paure, i loro sogni, le loro speranze, e questo è molto bello, lasciare proprio la parola loro perché si esprimano, e noi abbiamo bisogno della loro parola. Il Papa, proprio nel primo giorno in cui è venuto, li ha davvero entusiasmato con la sua parola, con la sua presenza, ha chiesto loro: noi non possiamo fare il sinodo senza sapere quello che sta
state vivendo nel vostro cuore, quello che state portando avanti nella vostra esistenza, i vostri sentimenti, i vostri affetti, le vostre paure, le vostre speranze. Dunque il Papa Francesco è stato proprio presente in questo incontro. Come si è svolto l'incontro? Io so che lunedì mattina c'è stato proprio lui per diverse ore a rispondere alle domande dei giovani. Ecco, l'organizzazione dell'incontro, che dicevo era finalizzato a produrre anche qualche cosa di solido, qualche cosa di specifico, si è svolto con una metodologia collaborativa e anche proprio di corresponsabilità. Certamente il momento iniziale è stato un momento molto forte, pensate che circa la metà di questi giovani era la prima volta che venivano a Roma, era la prima volta che vedevano in diretta il Santo Padre. Il Santo Padre lunedì mattina è venuto, ha lasciato prima di tutto esprimere la situazione dei vari continenti da 5 giovani che hanno presentato brevemente, 10 minuti ciascuno, la situazione del loro continente. Poi ha fatto un discorso che definirei un po' programmatico rispetto al Sinodo e rispetto anche a quali sono gli obiettivi del Sinodo. Per esempio, ha detto in maniera molto forte che i giovani servono alla Chiesa perché la Chiesa riacquisti un rinnovato dinamismo giovanile. Senza giovani non si può essere una Chiesa giovane, e quindi non solo nell'età, nella media di età, ma soprattutto nel vigore e nell'entusiasmo, nell'essere speranzosi e nell'essere entusiasti della vita. Poi si sono svolti subito i lavori per circoli linguistici, così li abbiamo chiamati, 20 gruppi di circa 15 ragazzi e ragazze con un moderatore che affrontavano sostanzialmente le tematiche emerse in questa traccia presinodale, che era un po' un aiuto. Sono 15 domande distinti in 3 momenti. Il primo momento è la condizione dei giovani oggi, il secondo momento la comprensione delle parole chiave del Sinodo e il terzo momento gli strumenti e le azioni pastorali della Chiesa. I giovani hanno lavorato per circa 2 giorni in questi piccoli gruppi per avere un loro feedback. Molti di loro si erano preparati a casa loro, perché questa traccia di lavoro è stata inviata circa 2 mesi prima, quindi hanno lavorato, sono già arrivati preparati, hanno fatto degli incontri, li hanno condiviso. Questa traccia è quello, il risultato di questi gruppi, 20 gruppi linguistici, 9 erano in lingua inglese, 4 in lingua spagnola, 4 in lingua italiana e 3 in lingua francese, sono stati poi dati a un gruppo di redazione che ha preparato la prima bozza di documento finale. In un secondo momento, il giovedì mattina, è stato presentato la prima versione con un momento di scambio in assemblea molto bello, dove loro hanno espresso anche i loro dubbi, le loro aggiunte, le loro critiche, eccetera. Poi sono ritornati ancora nei gruppi per rivedere questa versione, hanno fatto ulteriori dichiarazioni, ulteriori approfondimenti, ulteriori modalità di cambiamento del documento. Seconda versione venerdì e sabato mattina l'ultima versione. Il gruppo di redazione ha lavorato moltissimo, l'ultima notte praticamente l'ha passata lavorando per avere la versione finale del documento, e sabato mattina c'è stata un'approvazione generale di questo documento che è stato consegnato. Quindi una metodologia molto interattiva, che ha coinvolto i giovani, che ha entusiasmato i giovani, che ha permesso loro davvero di esprimere il meglio di sé. Su che cosa parla questo documento? Quali sono i contenuti principali? Che cosa dicono i giovani ai padri sinodali? Ecco, questo è il documento finale, la versione originale è in inglese. All'inizio hanno scelto di mettere un word tag con tutte le parole chiave emerse in quei giorni sotto un disegno del mondo, quindi di una dinamica globale. E questo documento esprime sostanzialmente il sentire dei giovani e le richieste dei giovani.
In una prima parte il documento finale riprende quelle che sono le indicazioni della traccia di lavoro a livello di schema, perché il sinodo, che lavorerà per 3 settimane, lavorerà proprio su questi argomenti. La prima settimana di ottobre lavorerà sull'approfondimento e sul riconoscimento della condizione giovanile, nella seconda settimana lavorerà sull'interpretazione, cioè sulle chiavi di lettura, sulla criteriologia adeguata, sulle parole chiave che sono fede, vocazione, discernimento, accompagnamento, e nella terza settimana sui cammini, potremmo chiamare, di conversione pastorale. Ecco, questo lavoro dei giovani, che ricalca questa struttura, è il punto di vista dei giovani su queste cose, per cui si possono vedere, i giovani parlano di come oggi la loro personalità si forma, sulla relazione in questo mondo multiculturale, multireligioso, hanno parlato dei loro sogni, del loro futuro, hanno fatto un approfondimento molto forte sul tema delle nuove tecnologie, del digitale, che è una delle tematiche che ha colpito molto e che sta veramente cambiando il modo di essere nel mondo. Hanno parlato della loro religiosità e spiritualità. Nella seconda parte hanno cercato di cogliere qual è la loro relazione con Gesù. Hanno notato con molto realismo che molti dei loro coetanei non sono interessati alla fede, hanno soprattutto dibattuto sul ruolo della Chiesa e quale relazione loro hanno sulla Chiesa, hanno poi lavorato sul tema del concetto di vocazione, qual è la loro comprensione dell'idea di vocazione oggi, hanno chiesto alla Chiesa di essere chiara, di essere semplice su questo tema, hanno lavorato per identificare quali dovrebbero essere le caratteristiche di un adulto capace di accompagnare un giovane in un cammino di fede. E poi nella terza parte, molto più operativa, hanno cercato di lavorare sugli stili che loro chiedono che la Chiesa abbia nei confronti del mondo e nei loro confronti. Quindi hanno fatto delle richieste concrete nel modo in cui possono essere protagonisti, nei luoghi da preferire per poter evangelizzare, nei luoghi, negli strumenti, nelle iniziative che devono essere usati. Colpiscono alcune cose emerse in questi giorni, per esempio il tema della parola di Dio e della liturgia dei sacramenti, che è un tema molto interessante che i giovani apprezzano. Il tema anche delle questioni morali, che i giovani appunto non sono semplicemente contro alcune posizioni della Chiesa, ma chiedono alla Chiesa di esplicitare meglio con ragionevolezza le proprie posizioni, oppure c'è una richiesta che ritorna varie volte sul ruolo e sul compito della donna nella Chiesa e nel mondo. Sono alcuni dei temi che emergono più di altri, ma ci sono davvero tutti i temi del Sinodo secondo una visione di questo gruppo di giovani, un gruppo molto bello, un gruppo molto selezionato, ma un gruppo molto aperto e disponibile al confronto. Come salesiano, fra questi giovani, fra questi ragazzi e ragazze, cosa hai visto? Cosa ti ha colpito di più? Cosa ti ha fatto vedere nel suo rosso, nella sua vivenza di questi giorni, che ti è particolarmente colpito nella tua sensibilità come salesiano? Innanzitutto, come salesiano, essere lì e rappresentare un po' insieme ad alcune figlie di Maria Ausiliatrice, insieme ad alcuni giovani, quello che è il movimento giovanile salesiano, quello che è la famiglia salesiana, prima di tutto mi sono sentito di ringraziare per il privilegio che ho potuto avere. Come salesiano sono rimasto molto edificato da questi giovani, 315 giovani provenienti da tutto il mondo con un desiderio forte di essere parte della Chiesa e del mondo. Anche se non tutti erano credenti, alcuni, né cattolici. Alcuni, l'invito di Papa Francesco era di ascoltare tutti i giovani, per cui c'erano alcuni giovani di altre religioni, c'erano alcuni giovani che appartenevano a chiese sorelle, c'erano alcuni giovani non credenti, però tutti, anche loro, dice, abbiamo fatto un'esperienza di Chiesa.
Abbiamo fatto esperienza di una Chiesa capace di includere, capace di ascoltare, capace di ricevere delle critiche, ma direi come Salesiano la cosa bella è che i giovani davvero ci ringiovaniscono. Questo è uno dei grandi punti. Nell'articolo 10 delle nostre Costituzioni si dice che Don Bosco non solo ha lavorato per i giovani, ma ha lavorato secondo un dinamismo giovanile con i giovani, e questa è una cosa anche per noi da riscoprire. In quella settimana si è riscoperto un dinamismo giovanile di Chiesa, e questo il Papa lo ha sottolineato anche nella sua omelia durante la Domenica delle Palme, nel saluto finale, cioè che la Chiesa aiuti, che i giovani aiutino la Chiesa a ringiovanire il proprio volto. Allora, per me Salesiano, il tema anche bello, importante, profondo, è quello che i giovani aiutino la famiglia salesiana a ringiovanire, a riacquisire un rinnovato dinamismo giovanile, che è un dinamismo capace di rischiare, che è un dinamismo che non ha paura delle cadute, che è un dinamismo capace di scommettere sui giovani, che è un dinamismo aperto alla creatività, che è un dinamismo che non perde mai la speranza, che è un dinamismo che trova sempre, anche nel giovane più povero abbandonato, un punto accessibile al bene. Ecco, questa esperienza mi ha fatto vedere che di punti accessibili al bene nella gioventù di oggi ce ne sono molti. In tre parole così edificanti, come potresti definire questi giorni che hai vissuto lì? Ma la prima parola che mi viene subito in mente è comunione, è un'esperienza prima di tutto di comunione della Chiesa e nella Chiesa con questi giovani. La seconda parola certamente è la parola gioia, che si è respirata in tutti i momenti informali, nei momenti di festa, nei momenti di cammino insieme, nella Via Crucis, nei momenti di visita, nelle uscite, soprattutto si è percepita nel momento di visita del Papa, ma anche nella celebrazione delle palme, il tema della gioia. E poi la terza parola che mi viene in mente assolutamente è quella della speranza. Questi giovani davvero sono la speranza e ci danno speranza, quindi direi queste tre parole, comunione, gioia e speranza. Ci puoi raccontare qualche aneddota di questi giorni che ti ha colpito, qualche giovane in particolare, qualche situazione simpatica che puoi condividere con noi? Ma una delle cose più belle di questi giorni è stato il gruppo dell'Africa, i giovani dell'Africa, il continente più giovane e più entusiasmante. I ragazzi dell'Africa, fin dalla prima sera quando sono arrivati, si sono messi a preparare i loro canti, le loro danze, e tutte le sere provavano, facevano, si muovevano, quindi una bellissima esperienza proprio di gioia, e ci ha fatto respirare questo il gruppo degli africani, un gruppo veramente di grande qualità e di grande entusiasmo. La seconda cosa, che più che un aneddoto è proprio un'esperienza, l'esperienza di vivere delle serate fino a tardi e fino a notte, e l'ultima sera dicevo fino al mattino, con questi ragazzi che volevano presentare un documento di qualità al Papa, per cui molti di loro praticamente hanno fatto sostanzialmente nel linguaggio e nel gergo sinodale si chiama giro della morte, perché quando si passa tutta la notte al lavoro e al mattino ci si presenta col documento pronto senza aver chiuso occhio. Ecco, questo è un aneddoto che nessuno conosce, però che dice è importante la dedizione di questi ragazzi, la volontà di questi ragazzi di dare il meglio di sé per il bene della Chiesa. Ringraziamo Don Rossano Sala per questa condivisione con noi. Siamo sicuri che i nostri ragazzi sono affidabili quando sono presi sul serio. Noi salesiani crediamo in questo. Grazie.